Sei sporcata. Vitri, teschietti. Che bestia. Siamo mai peggiorato. Ascolta, c'è da togliere questo qua per noi. Non so, mi è un altro per muro. Forse non puoi rifarlo. Occhio, si sposta il fare. Secondo te va bene così? Questo qua adesso illumina bene di lì. Quando vogliamo fare vedere qua, prendi il faro opposto di là. Trova là. Trova là. Cioè, almeno bisogna stare la gatta con questo. Adesso lo copriamo. Sì, ciao. Con cosa? Non riusciamo. Sì, però abbiamo visto che stiamo infilando in quel posto, mi pare. Speriamo. Vabbè, intanto su Primo Nobile c'è il filmato. Che sai che non l'ho ancora visto. Toh. Si sente salvo? Vi faccio vedere io il filmato. Il filo di lì che te levano le ossa, che usate per fare lo stesso motivo, mentre i decori a testa le pareti rappresentano nella parte alta in questi medaglioni sono il segno della passione e morte di Gesù, mentre nella parte più bassa non si vedono sempre bene, come vedete ad esempio una qui riesce a illuminarli qui, sono le anime purgali, vedete le fiamme del purgatorio e le anime che vengono tirate su dagli angeli. È un tema che si ripete in tutti gli affreschi, c'è sempre l'angelo con questa figurina bianca che è l'anima che viene portata via dalle fiamme del purgatorio e portata in cielo. Non è molto profondo, e tu non hai paura? Bravo. Doppia fila di letti funebri, i religiosi venivano sepolti senza la bara, senza la cassa, erano adagiati il corpo su questi letti, vedete che c'è sempre un rialzo per il capo, una specie di cuscino, c'è un foro di scolo in fondo perché potessero defluire i liquidi di decomposizione. Venivano coperti con la calce viva in modo che si evitavano i miasmi, gli odori, e quando poi i resti erano ormai consumati completamente venivano buttati nell'ossario centrale. Qui il numero notevole di letti funebri si spiega probabilmente anche con la peste, pochi anni dopo la costruzione di questa struttura, la grande peste, quindi la morte contemporanea di molti religiosi, per cui vedrete i letti funebri a doppia fila anche nei due corridoi laterali. E poi la camera interna, come vi dicevo, è stata decorata con questi emblemi. Nei medaglioni principali sono scene che si riferiscono alla passione e morte di Cristo. Vedete la preghiera nell'orto, il bacio di Giuda, la flagellazione alla colonna, eccetera, tutto il racconto della passione, mentre nella parte sotto ci sono queste immagini molto interessanti che sono ripetute in ogni mensolone e sono le anime purganti, vedete, si vede bene ad esempio qui, vedete le fiamme del purgatorio, l'anima, queste figurine bianche tirate su dagli angeli, là c'è un angelo addirittura che ce l'ha tra le mani. E poi guardate, l'interessante è che
in tutte le altre parti la decorazione è fatta tutta con teschi o scheletri, ossa da morti. Lì guardate quel bellissimo teschio lì che si vede molto bene, con un osso, ce n'è uno là velato là sotto, eh? Sì sì, ma io lo so. Vedete le anime pulganti che alzano le braccia al cielo e gli angeli che le portano in paradiso. E poi le scene della passione di Gesù, là ancora le ossa incrociate, guardate, là dove si sono conservate. Qui ci sono i resti, come vi dicevo. Interessantissimo come sì, la struttura dal punto di vista architettonico è anche elaborata, curata. Ma poi l'idea di dipingerlo anche tutto, insomma, sì. Beh, questo sono i teatri, perché vedi che dal punto di vista artistico non è una qualità eccessa. No, però, è un... sì. Sono questi pittori che lavoravano qui, che hanno lasciato anche quelle nicchiette nella sagrestia, sono la stessa mano, secondo me. Sì, no, hanno voluto fare una cosa abbastanza solenne. C'era una comunità di, non erano frati, erano chierici regolari, erano come preti. Qui addirittura abbiamo ancora un frammento dell'abito, vedete? Della stoffa. La stoffa del saio. Non so se questa sia il saio, secondo me. Questo è stato ritrovato non tanti anni fa. No, ritrovato nel senso che prima c'era sopra un enorme lastrone di marmo, che lo vedete lì nel corridoio, per cui... Buongiorno. No, questa è tempera, là è affresco, qui hanno usato solo una tempera, quindi